avevo promesso che la facevo ed eccomi qua. Sia chiaro, io sono estremamente vergine per la modalità hardcore. Ho deciso di mettere un seme del mondo e non ci crederete, metterò il mio nome e cognome di battesimo. Per cui uscirò un mondo sicuramente di merda. No, mi sono sbagliato. È uscito un mondo di copra. Tutto bianco. Va bene, cominciamo subito con le basi. Sia chiaro, questa è la mia prima modalità estrema. Non so incontro a che cosa sto andando. Farò le cose basi. Mi ricordo che quando mio fratellino faceva la modalità estrema, se la cavava abbastanza bene. Quindi speriamo di ricordarmi quello che faceva lui. Io ho paura che questa modalità durerà poco. Cioè, io durerò poco, sicuramente, perché non ho mai fatto questa modalità e quindi non so contro cosa sto andando a mettermi. L'unica cosa positiva è che se muoio in fretta vuol dire che sono una pippa. Beh, l'unica cosa positiva è che questo mondo porta il mio nome e cognome di battesimo. Per cui, se questo mondo cercherà di ammazzarmi, l'unica cosa sicura è che io non posso sopravvivere a me stesso. Allora, mettiamo in chiaro subito una cosa. Io non so se ci sono animali, perché questo è un mondo innevato. Anzi, non so nemmeno dove cazzo mi trovo. Dietro ho visto il mare. Quindi ci sono due possibilità. O che questa sia una costa, però una costa in cui crescono abeti mi sembra strana, oppure un'isola. E se questa è un'isola significa solamente una cosa, che sono nella merda fino al collo, perché sarà difficile trovare animali, quindi sarà difficile trovare cibo. Quindi, ora come ora, devo capire dove mi trovo. E un'altra cosa, devo a tutti i costi farmi degli strumenti migliori. Anzi, la cosa più importante, già che ci sono, lo sapete che faccio? Raccolgo terra, roccia, mi faccio gli strumenti nuovi. Dopodiché, mi raccolgo un bel po' di terra e speriamo di trovare un po' di carbone. Beh, un po' di culo l'ho avuto, carbone ce ne sta. Spero più blocchi. Ma la cosa principale adesso, ora come ora, è trovare cibo. E da quando sto qua, di solito quando spawno in un mondo ci sono subito pecore, maiali, galline. Sono già da qualche minuto qua, ma non ho visto un cazzo. Né animali né niente. Quindi la mia paura più grande è che sono spawnato in un mondo dove non ci sta cibo, cioè dove non ci stanno animali. E se in questo mondo non ci sono animali, significa che sto nella merda fino al collo. Quindi sarà proprio un'emozione estrema questo gameplay. Va bene, si accettano scommesse. Quanto tempo riuscirò a sopravvivere? Un episodio? Due? Tre? Scrivetelo nei commenti e datemi il vostro pronostico. Cercherò di deludervi il più a lungo possibile, nel senso che cercherò di sopravvivere più a lungo di quanto voi gufate. È una sfida. Vediamo un po' se vincono le vostre secce, oppure se vinco io col mio culo. Sinceramente a Minecraft non ho molto culo, neanche a Peggle,
e neanche da altre parti. Però, pur di non darvela vinta, mi farò un mazzo quadrato per sopravvivere, anche a costo di mangiare il cervello degli zombie per riuscire a vivere. Allora, ho sistemato tutto velocemente. Ho tagliato il fatto di aver costruito tutti gli strumenti, che è inutile farvelo vedere, tanto lo sapete già come si creano. E adesso vediamo di muoverci e andare da qualche parte. Allora, il sole ce l'ho alle spalle. Ah, prima cosa, raccogliamo terra e neve. Almeno mi faccio una casa tipo igloo con i blocchi di ghiaccio. Anzi, con i blocchi di neve magari mi faccio una casa da eschimese. Sempre meglio che dormire nel ghiaccio. Lo so, non mi dovrei sforzare tanto, non dovrei fare tanto lavoro, tanta velocità, perché così mi affatico di più e se non ho cibo, incomincia a scendere la fame. Ma a sapere come vi dico io? Che non risicato così, che ho scelto questa modalità perché voglio mettere alla prova me stesso per vedere se riesco a sopravvivere. Non lo so quello che uscirà fuori, ma almeno potrò dire che sono morto lottando. Queste due non mi servono, sai che faccio? Tiro. Chissà se ho beccato qualcuno. Ok. Saliamo di qua. Dunque, devo raggiungere un punto alto per poter capire dove mi trovo. Tagliato una sequenza lunghissima che io camminavo come un coglione sulla neve. E non era il caso di farvela vedere, tanto non è successo niente. Però adesso mi conviene salire. E un po'. Laggiù mi sembra di vedere qualcosa. Vedete? No. Ok. Vediamo un poco che cos'è quella roba che ho visto. Però che cos'era di colore arancione? Forse sono zucche, probabilmente sono zucche. E sono zucche. Bene. Sono zucche. Se riesco a trovare dello zucchero e delle uova, mi faccio le torte. E tecnicamente starei a posto come cibo. Il problema è che qualcuno la devo conservare, così almeno la posso piantare e crearmi dell'altro cibo. Cazzo, già sta scendendo il sole. Va bene, io non ho armatura, ho oggetti in pietra. E allora, quindi andiamocene verso la luna. È scesa la notte. Più velocemente del previsto e già tengo un cosciotto di fame. Qua la situazione è tragica. Quindi l'unica soluzione che posso in questo momento adottare è questa. Trovare un buco, una caverna sotterranea, infiliarmici dentro e sperare di riuscire a passare la notte senza morire. Questo mi sembra un buco abbastanza buono. Spero che vi dico, qua la notte è già salita, quindi mi conviene scavare e rintanarmi come il coniglio che sono. Speriamo un poco, vediamo un po'. Niente, bene. Ok. Continuerò dopo.